RDE Presa Diretta. Ben ritrovati dalla redazione. Sono stati arrestati oggi a Detroit i genitori di Ethan Crumbly, il quindicenne incriminato per terrorismo, omicidio e tentato omicidio nella sparatoria alla Oxford High School alla periferia di Detroit, dove sono morti 4 studenti e ne sono rimasti feriti 7. Lo ha detto alla CNN Rudy Harper, portavoce della polizia della città americana. James e Jennifer Crumbly erano scomparsi poche ore prima di essere a loro volta incriminati per omicidio involontario per le negligenze nella vicenda. Il Cremlino sta pianificando un'offensiva in Ucraina su più fronti all'inizio del prossimo anno, utilizzando 100 gruppi tattici di battaglione con un numero stimato sino a 175.000 soldati, insieme a blindati, artiglieria e altro equipaggiamento. Lo scrive il Washington Post citando dirigenti statunitensi e documenti non classificati dell'intelligence americana, tra cui immagini satellitari, documenti da cui emergerebbe l'ammassamento di forze russe in 4 posti lungo il confine ucraino e la presenza attualmente di 50 gruppi tattici di battaglione. Non accetterò la linea rossa di nessuno, così Joe Biden ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se accetterà quella di Vladimir Putin sull'Ucraina contro il suo eventuale ingresso nella NATO. Conosciamo da molto tempo le azioni della Russia e la mia previsione è che avremo una lunga discussione, ha aggiunto il presidente statunitense, riferendosi al futuro summit virtuale con il suo omologo russo, secondo quanto riferisce il pool dei reporter al seguito di Biden. Un importante passo avanti nella cooperazione transfrontaliera, così il presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale, Fulvio Lino Di Blasio, ha commentato l'accordo firmato a Venezia tra i porti aderenti al Napa, Venezia e Chioggia, Trieste e Monfalcone, Ravenna, Capodistria e Fiume, per promuovere e rafforzare la cooperazione trilaterale tra Italia, Croazia e Slovenia. Di Blasio ha spiegato che la firma di questo Joint Agreement conferma la volontà delle autorità di stabilire un tavolo di cooperazione permanente che permetterà di confrontarci sulle sfide legate alla sostenibilità ambientale grazie all'utilizzo della tecnologia. Dopo le discussioni sull'albero tecnologico di Fabrizio Plessi, quest'anno si torna alla tradizione. Piazza San Marco a Venezia ha dato il via al Natale con l'inaugurazione di un albero di 13 metri. Alla presenza delle istituzioni e dei rappresentanti delle forze dell'ordine, il sindaco Luigi Brugnaro ha ringraziato tutti quanti quelli che hanno retto la storia che abbiamo avuto, acqua grande, pandemia. Si sta lavorando per farcela, grazie a tutti, ha detto, quelli che puliscono la piazza, le persone che hanno messo davanti il servizio e l'abnegazione verso gli altri. Un grande grazie, un gran buon Natale. Dobbiamo uscirne più uniti, amici, che sia un Natale di rilancio, ha concluso. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Appuntamento alla prossima edizione. Un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, al via la 16ª giornata di Serie A con 3 anticipi. Si comincia con Milan-Salernitana alle 15, poi c'è Roma-Inter alle 18 con Mourinho che ritrova i nerazzurri per la prima volta dopo 11 anni dai tempi del triplete e oggi alla guida di una Roma martoriata da infortuni e squalifiche. Si finisce con Napoli-Atalanta alle 20:45, il super sabato del campionato con le prime 5 in campo e ben 2 scontri diretti potrebbe ridisegnare classifica e forze in campo. Domani tutte le altre partite spiccano Sampdoria-Lazio e Juventus-Genoa e poi c'è il derby dell'Appennino tra Bologna e Fiorentina nel lunch match. Intanto in casa Juventus si allarga l'inchiesta sui conti e sulle plusvalenze della società. Nuove perquisizioni della Guardia di Finanza sono state effettuate nella sede del club. Nel mirino di chi indaga l'operazione per la cessione di Cristiano Ronaldo. L'obiettivo è quello di trovare la documentazione relativa ai valori economici, ma anche di trovare una spiegazione alla frase circa la famosa carta che non deve esistere teoricamente. Una intercettazione che presto potrebbe portare alla convocazione dello stesso giocatore e del suo procuratore Mendes.
Per lo sci è un trionfo assoluto quello che Sofia Goggia si porta a casa dopo la prima discesa di Lake Louise in Canada, gara valevole per la Coppa del Mondo. Il tempo velocissimo, fatto registrare dalla bergamasca, è di 1.46.95, un secondo e 47 centesimi meglio della statunitense Breezy Johnson. Terza posizione per l'austriaca Miriam Puchner. Le altre migliori azzurre sono le sorelle De Lago, sesta Nadia, ottava Nicole. La Formula 1. Nel secondo turno di prove del Gran Premio dell'Arabia Saudita, Lewis Hamilton segna nuovamente il miglior tempo e la Mercedes puntella la propria attuale superiorità in riva al Mar Rosso con il secondo tempo di Valtteri Bottas a 61 soli millesimi. Pierre Gasly si piazza terzo, mentre Max Verstappen è quarto. Mezzo passo indietro in classifica, incidente per la Ferrari. Carlos Sainz è settimo, Charles Leclerc chiude la top 10, finendo contro le protezioni a 3 minuti dal termine. Oggi alle 14.30 le nuove qualifiche. In chiusura veniamo alle parole del presidente del CONI Giovanni Malagò. Lunedì con tutti i gruppi parlamentari chiederemo di inserire la parola sport nella Costituzione. È paradossale, però non esiste. Oggi non si può non tener conto di questo mondo, dice Malagò, per la sua rilevanza sociale ed economica. Sarebbe vergognoso non tenerne conto. Questa era l'ultima notizia, al prossimo appuntamento con l'informazione sportiva. RDE presa diretta. Spot break. Ci siamo. Il nuovo almanacco Barbanera è finalmente in edicola con l'oroscopo 2022 e il calendario La Luna in Casa. Un'edizione davvero imperdibile. Barbanera festeggia 260 anni di una tradizione ricca di utili consigli e buone pratiche per la casa, il benessere, l'orto, il giardino e la vita di tutti i giorni, seguendo le fasi della luna e il corso delle stagioni. Barbanera, da 260 anni l'almanacco degli italiani. Buon compleanno, Barbanera! Consegna a domicilio del caffè. La Torrefazione Caffè San Giusto vi ricorda che attiva nel comune di Trieste la consegna a domicilio di tutti i prodotti, come il caffè macinato fresco per la moca, miscele e specialty coffee in grani, cialde e capsule compatibili di diversi formati senza nessuna spesa per la consegna. Ordina tramite chiamata o WhatsApp 340 379 7662. Il caffè della tua città, dalla Torrefazione San Giusto, direttamente a casa tua, senza spese ulteriori. 340 379 7662. Info su www.sangiustocaffè.com. Radio Diffusione Europea, la tua radio in onde medie, ma anche in digitale, con app scaricabili, Fire TV Stick, risponditori vocali. Radio Diffusione Europea è anche web TV, 24 ore su 24 di musica, informazione, approfondimenti, eventi in diretta, service del DJ set per manifestazioni. Infoline 345 9945 637. Radio Diffusione Europea, dal centro dell'Europa, l'onda media di riferimento. Buon ascolto e buona visione.